Mi ricordo del giorno dell'attentato e quello di un giovane assistente chirurgo che in quel momento era casualmente al Gemelli e che ha vissuto tramite il suo maestro, il professor Crucitti, questo eccezionale evento. Quindi le ore concitate dell'intervento chirurgico che salvò la vita al Santo Padre, ma soprattutto le ore difficili del post-operatorio in cui il chirurgo, il mio maestro, aveva tutti gli occhi del mondo su di lui. Il ricordo poi si configura nella degenza dopo l'attentato, dopo l'intervento chirurgico del Santo Padre, ma direi anche negli altri ricoveri in cui il professor Crucitti mi volle al suo fianco nell'equipe che operò e seguì il Papa per altri interventi. Ed è un viaggio accanto al grande Papa e Santo che conosciamo, ma se mi permettete anche accanto al grandissimo uomo. Un uomo che, come ebbe a dire, seppe interpretare questo viaggio nella sofferenza non come un qualcosa che poteva battere il suo corpo e soprattutto il suo spirito, ma anzi come uno stimolo a stare accanto agli altri. Sono stati giorni difficili, drammatici, ma eccezionali. Ho il ricordo di un cristianesimo vero, di un papa, di un sacerdote, di un uomo che non pensava mai al proprio dolore fisico di quei momenti, ma a stare accanto ai malati dell'ospedale. In particolare, accanto alla sostanza c'era il reparto di oncologia pediatrica, per cui in ogni momento possibile dovevamo rincorrere questo papa che pur con tutti i suoi problemi fisici correva verso questo reparto veramente estasiato da questa esperienza. Quello che lui definì il Vaticano III, che è questo ospedale, è poi cresciuto con lui non tanto e non solo per l'eccellenza che abbiamo sempre cercato di dare, ma con lui è cresciuto in questa consapevolezza di condividere le sofferenze altrui e far diventare la sofferenza, invece che un qualcosa di negativo, uno stimolo positivo alla fratellanza e all'affetto con tutto il genere umano.